Salano con 19 centri, Segue Tedesco De Bitonto con 17, Rana De Gravina con 15, con 14 reti troviamo Ogelli dell'Atletico Vieste e Albano De Gravina. Con questo è tutto, a risentirci la settimana prossima da Dino Romano, dalla redazione pugliese di Tutto Campo. Tuttocampo.it invita i tifosi ad inviare foto e filmati delle tifoserie e delle trasferte della vostra squadra del cuore. Tuttocampo.it, iscriviti al nostro portale e mandaci il tuo materiale. E ci diamo di nuovo adesso la linea al nostro Adriano Fiorini e il turno infatti dell'approfondimento sui due gironi dell'eccellenza del Lazio. Un saluto da Adriano Fiorini e bentornati all'eccellenza della Regione Lazio, disputate questa settimana le gare Abbiamo della qualche ventottesima momento di giornata e problemi come al tecnici solito con cominciamo a il vedere che cosa è passaggio avvenuto del partendo dal servizio girone A. I al risultati: Almaslova nostro Città di Adriano Fiumicino Fiorini, un C. attimo che adesso andremo a vedere di riprovare a far partire il collegamento. Ecco qua, a te Adriano. Un saluto da Adriano Fiorini e bentornati all'eccellenza della Regione Lazio. Disputate questa settimana le gare della 28ª giornata e come al solito cominciamo a vedere che cosa è avvenuto partendo dal girone A. I risultati: Almas-Roma Città di Fiumicino 5-1, fuori casa la Vigor Acqua Pendente batte la Boreale per 2-0, Civitavecchia-Tolfa 1-0, Crecas-Città di Palombara la Dispoli 2-1, fuori casa la Procalcio-Tor Sapienza batte il Fontenuova per 3-2, Fregene-Montecelio 4-2, a Roma l'Atletico Vescovio batte il Grifone-Monteverde per 1-0, a Montefiascone il Monterotondo batte il Montefiascone per 2-1, Nuova-Monterosi la Sabina 3-1. Ed ecco la classifica dopo 28 turni, in testa la Nuova Monterosi con 65 punti, seguita dal Cregas Città di Palombara 52, Città di Fiumicino 48, Tolfa 46, Vigor Acqua Pendente 45, Civitavecchia 44. A 43 punti la Dispoli Procalcio Tor Sapienza, Boreale 40 punti, Almas Roma 38, a 37 punti la Sabina e l'Atletico Vescovio, Fregene 36 punti, Monterotondo 30, Montecelio 28, Grifone Monteverde 27, Montefiascone 26. Ed ultimo il Fontenuova con 19 punti. Si può essere scaramantici ed attendere la conferma matematica, ma la strada che sta seguendo la Nuova Monterosi, peraltro confermata in questa giornata, è di quelle che porta alla promozione in Serie D in questo caso. Vittoria numero 20 per il sodalizio guidato alla panchina da mister D'Antoni, che nell'ultimo weekend batte in casa per 3-1 il La Sabina. La capolista mette subito le cose in chiaro andando avanti di tre lunghezze grazie ai successi personali di Fanasca al 16esimo, di Gamboni al 35esimo e di Renan Pippi al 39esimo. Spazio nel finale agli ospiti con la rete della bandiera insaccata da Rodolfi a 5 minuti dal termine. Nuova Monterosi capolista a più 13 dalla seconda in classifica, mancano solo 5 punti e per la Nuova Monterosi sarà Serie D. Il Crecas Città di Palombara in casa supera per 2-1 il Ladispoli e per effetto degli altri risultati arriva ad occupare la seconda posizione in classifica da sola con 4 punti di vantaggio rispetto alla terza. Tornando al match di domenica, Crecas in vantaggio già nel primo minuto della gara con Rustic, al 12esimo pareggio momentaneo per il Ladispoli con il gol di Cesaro, al quarto della ripresa tuttavia rete decisiva di Pascu per il definitivo 2-1. Ladispoli in 10 a 10 minuti dal termine per l'espulsione di Lupo. Crolla fragorosamente il Città di Fiumicino in trasferta contro l'Almas Roma per 5-1. Padroni di casa in vantaggio al 25esimo del primo tempo, poi Federici porta a 2 le segnature. Di Fiandra accorcia lo svantaggio per il Città di Fiumicino. Il peggio per gli ospiti, tuttavia, deve ancora arrivare. Federici ne segna altri 2 e dalla sua tripletta si affianca anche il gol di Colasanti per il conclusivo e pesante risultato di 5-1. La sconfitta fa scivolare la formazione di Scudieri in terza posizione in classifica. Più indietro il Civitavecchia approfitta della gara casalinga per aggiungere 3 punti alla propria classifica battendo con la sola rete di Laurato, capitata al 33esimo della ripresa, il Tolfa. 12esima vittoria stagionale per la Vecchia, 8ª sconfitta per il Tolfa. Salepico e Broccatelli invece decidono a favore della Vigor Acqua Pendente la partita giocata in trasferta contro la Boreale. A favorire il successo ospite la brutta giornata in cui incappa l'estremo difensore della Boreale, Sinibaldi. Vittoria numero 13 per la Procalcio Tor Sapienza che fuori casa contro il Fontenuova si impone con il risultato di 3-2. Togna, Di Mauro e Jukic per gli ospiti, Eusepi e Massardi su rigore per i padroni di casa, battuti per la 17esima volta in questo campionato. Vittoria di peso per l'Atletico Vescovio che sul campo del Grifone
Grifone e Monteverde, grazie alla rete firmata da Frasca, batte la formazione allenata da Radi. La vittoria aiuta l'Atletico Vescovia ad allontanarsi ancora di più dalla zona bassa della classifica. Successo e tanti gol per il Fregene, che tra le mura amiche infligge la 14ª sconfitta in questo torneo al Montecelio, che per effetto delle espulsioni combinate dall'arbitro Caciotti nel corso della gara a De Angeli, Scardella e Iannotti, finisce il match in soli 8 uomini. Da segnalare la doppietta personale di Panella nelle file del Fregene, a cui manca un solo punto per uscire dalla zona playout. Vittoria importante anche per il Monterotondo, che fuori casa contro il Montefiascone, in uno degli scontri salvezza della giornata, guadagni 3 punti battendo gli avversari per 2-1 con le segnature di Federici e De Dominicis. Inutile il gol di Moronti, messo a segno con un penalty a 2 minuti dalla fine. Montefiascone ora penultimo. In classifica marcatori troviamo in testa Fanasca con 19 gol della nuova Monterosi, dietro di lui a 18 reti Di Fiandra dello Sport in Città di Fiumicino, a 16 reti Toscano della Dispoli, Federici del Monterotondo e Saleppico della Vigor Acqua Pendente. Il 3 aprile le squadre torneranno in campo ed ecco il programma: Atletico Vescovio Nuova Monterosi, Città di Fiumicino Fonte Nuova, la Sabina Montefiascone, la Dispoli Almas Roma, Montecelio Grifone Monteverde, Monterotondo Civitavecchia, Procalcio Dottor Sapienza Fregene, Tolfa Boreale, Vigor Acqua Pendente, Crecas Città di Palombara. Per il girone A è tutto, è il momento di guardare che cosa è avvenuto nel girone B. Ed eccoci ai risultati del girone B dell'Eccellenza Laziale. Ad Arce il Cassino batte l'Arce per 2-1, cede al Lido dei Pini Morolo 0-0, Colleferro Nuova Itri 4-2, fuori casa la Vissartena batte il Gaeta per 5-2, all'Ariano il Città Monte San Giovanni Campano batte il Lariano per 6-2, ancora fuori casa il Pomezia batte il Città di Minturno Marina per 1-0, a Nettuno Lanzio batte il Nettuno per 4-0 e ancora fuori casa il Città di Ciampino batte il Roccasecca per 3-0. Riposava l'Audace San Vito Empolitana. Ecco la classifica: il Città di Ciampino in testa con 60 punti, Anzio 56, Vissartena 52, a 49 punti l'Audace San Vito Empolitana, seguita dal Cassino con 43, Colleferro 42, a 40 punti la Nuova Itri e il Cede al Lido dei Pini, Morolo 39 punti, Arce 37, Roccasecca 33, Pomezia 32, a 24 punti il Città Monte San Giovanni Campano e il Città di Minturno Marina, a 21 punti il Gaeta, Nettuno 13 ed ultimo il Lariano con 12. Il Città di Ciampino si conferma capolista del girone, andando ad espugnare il campo del Roccasecca, chiudendo il match con risultato di 3-0. Ospiti in vantaggio al quinto del secondo tempo con Panella, poi raddoppio con Macciocca al 57esimo e rete conclusiva del bomber tornatore su rigore. La vittoria numero 17 della stagione coincide con il 60esimo punto guadagnato in questo campionato e conferma la formazione allenata da Mancinelli quale miglior attacco del girone. Il Roccasecca, nonostante la quarta sconfitta in casa, rimane a debita distanza alla zona calda della classifica. Lanzio invece si impone nel derby contro il Nettuno per 4-0 e si mantiene a sole 4 lunghezze dalla prima in classifica. Per la squadra di Catanzani doppiette per Loria e Barile. Lanzio non molla, ma se il Città di Ciampino non inciampasse in qualche gara, gli uomini di Catanzani difficilmente potranno correre per la promozione in Serie D. Anche la terza in classifica, la Vissartena, coglie un nuovo successo. Contro il Gaeta i ragazzi di Granieri si impongono con un eloquente 5-2 per quella che diventa la vittoria numero 16. Ricordiamo la doppietta di Marinucci nella Vissartena. Ferma l'Audace San Vito Empolitana, per il proprio turno di riposo fa passi in avanti il Cassino, che in gara esterna sopravanza l'Arce per 2-1. Ospiti in vantaggio al 36esimo della prima frazione di gara con la rete di Calcagni. Sul finire del primo tempo Grillotti riporta il match in parità. Belmani al 53esimo della ripresa insacca la rete decisiva e porta il Cassino a 43 punti in classifica. Vittoria interna del Colleferro contro Litri per 4-2, Proietti due volte, Salvagni e Fischetti per i padroni di casa, Rossini e De Paola per gli ospiti. Entrambe le compagini continuano a navigare nelle tranquille acque del centro classifica. Cede al Lido dei Pini e Morolo si spartiscono i punti in palio, chiudendo con un pareggio a reti inviolate. Diventano così 9 i risultati utili consecutivi per la formazione allenata da Dinolfi, che si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona play-out. 3 punti d'oro arrivano per il Pomezia nella trasferta contro il Città di Minturno Marina, risolta per 1-0 grazie al gol di Ascensi, realizzato per la gioia di mister Punzi e soci all'ottavo della ripresa con un penalty.
Il Città Monte San Giovanni Campano rifila una severa lezione in trasferta all'Ariano, condannato evidentemente a lasciare la categoria a fine stagione. 6-2 alla fine dei 90 minuti in favore della compagine diretta da Cinelli. In classifica marcatore il Bomber è tornatore con 28 gol del Città di Ciampino, a 18 segnature Cristofari del Cedi al Lido dei Pini e a 17 Barile del Lanzio. Il prossimo turno nel girone B dell'Eccellenza Laziale si disputerà il 3 aprile dopo la pausa pasquale ed ecco il programma: Audace San Vito Empolitana, Arce, Anzio, Gaeta, Cassino, Lariano, Città di Ciampino, Città di Minturno Marina, Città Monte San Giovanni Campano, Rocca Secca, Nuova Itri, Nettuno, Pomezia, Colleferro, Vissartena, Cedi al Lido dei Pini, riposerà il Morolo. Anche per questo appuntamento è tutto per l'Eccellenza Laziale, un saluto da Adriano Fiorini ed un arrivederci subito dopo le festività pasquali. A presto! E riprendiamo la linea qui dallo studio per andare a chiudere questa trasmissione con la 26esima e quint'ultima giornata del bellissimo torneo a girone unico che si sta disputando in Liguria, aria di primavera quindi in Riviera, ci sta anche l'effettuazione della Milano-Sanremo vinta dal francese Arnaud Demer davanti al britannico del Team Sky Ben Swift, polemiche dopo l'arrivo per le accuse ad Arnaud Demer di essersi fatto trainare dall'ammiraglia dopo aver avuto dei problemi culminati appunto con una caduta sulla salita della Cipressa, ma di ciclismo parleremo in altre trasmissioni di RCD Live, anzi se siete interessati ne parleremo durante English Talk Show in onda venerdì alle 19, trasmissione in cui il sottoscritto affianca il grande Lorenzo Rossi. Ma andiamo, torniamo alla Liguria calcistica, campionato di eccellenza, Musalla San Margheritese 0-2, Cairese Union Sanremo 2-1, Sestrese Lerici 2-2, finale Rivasamba 1-0, Football Genova Calcio Angelo Baiardo 1-0, Imperia da Pallo 2-0, Ventimiglia Real Valdivara 3-0, Voltrese Vultur, Magra Azzurri 2-2, in classifica finale 57, Unione Sanremo 54, Magra 50, Imperia 40, Football Genova Calcio 35 con la San Margheritese, San Margheritese 34, Rivasamba e Sestrese 33, Ventimiglia 32, Voltrese Cairese 31, Musalla 29, Valdivara 28, Angelo Baiardo 26, Rapallo Ruentes 24, Lerici Castel 18. Quindi è caduto malamente la Union Sanremo 2-1 sul campo della Cairese, il finale ligure di misura 1-0 ha travolto, ha superato il Rivasamba HCA, adesso il finale guida a 4 turni dalla fine con 3 punti di vantaggio sull'Union Sanremo, è tornato padrone del suo destino, con 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, salirebbe a quota 67 punti e l'Union Sanremo con 4 vittorie non potrebbe che arrivare a quota 66. Alle loro spalle la Magra Azzurri con 50 punti potrebbe tentare di togliere dal secondo posto quello che dà direttamente il diritto ai playoff nazionali, l'Union Sanremo, anche se sarà molto molto difficile. In coda già retrocesso il nostro caro Lerici Castel, lottano in diverse per evitare play-out, direi che al momento la situazione teoricamente vede impegnate ancora quasi tutte le squadre, perché Rivasamba e Sestrese hanno 33 punti, Ventimiglia 32, Voltrese e Cairese 31, e devono guardarsi dall'attacco del Busalla che a quota 29 vuol togliersi da questa scomoda posizione, anche il Real Valdivara con 28 con un gran finale di stagione e perché no l'Angelo Baiardo con 26 potrebbero levarsi da queste posizioni, più difficile uscire da questa zona per il Rapallo Ruentes che è penultimo a quota 24. Vediamo la settimana prossima, non si giocherà qui in Liguria come in quasi tutta Italia, non si gioca il sabato di Pasqua, si salta fino al 3 aprile questi incontri: Angelo Baiardo Sestrese, Football Genova Calcio finale, Lerici Voltrese, Rapallo Busalla, Real Valdivara Magra, Rivasamba Ventimiglia, San Margheritese Cairese e Union Sanremo contro Imperia. Benissimo, siamo veramente arrivati alla fine di questa trasmissione, un grazie a tutti le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, un grazie a tutti i collaboratori, un saluto dal vostro Francesco Atalante Beltrami e andiamo con la sigla. www.tuttocampo.it, il portale di riferimento del calcio dilettantistico italiano. Tuttocampo.it mette a disposizione di tifosi dati, informazioni e statistiche di ogni tipo su squadre di calcio, giocatori, campionati, calciomercato, marcatori, risultati, classifiche, calendari e notizie dal mondo sportivo.
Tutto questo per ogni categoria del calcio dilettante: Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria. Su tuttocampo.it parliamo anche di campionati giovanili, femminili, calcio a 5 e